Un saluto a tutti dal vostro Tony. In questo video sono orgoglioso di portarvi un vecchio glitch che avevo portato sul canale ancora diversi mesi fa e che poi era stato risolto. E le impostazioni del vecchio glitch ce le ho ancora salvate. Come vedete, per chiunque l'avesse seguito si è ritrovato con al posto di un numero a fianco ai punti prestazione un punto esclamativo, come vedete lì in alto. Ora, con alcuni piccoli accorgimenti, noi riusciamo a rendere di nuovo utilizzabile questo glitch, anzi è ancora più incredibile perché i pp che riusciamo a ottenere sono ancora più bassi. E vi ricordo che il glitch originario era di Rocky 5516, mentre questo update 1.27 per il glitch è di Nafantite, che è un canale che seguo. È un canale in inglese e molte volte trovo questi glitch, insomma, da portare anche nel mio canale e magari portarvi la spiegazione però in italiano di tutte le componenti, tutto quello che vi serve, insomma, per riuscire a farlo anche voi. Allora, intanto vi faccio vedere le componenti che vi servono in modo tale da non dovervi andare a recuperare il vecchio video. Allora, per quanto riguarda il servizio manutenzione auto, adesso non ricordo se andava allargata la carrozzeria, però mi sembra di sì. Insomma, controllate, perché adesso non so se non c'è perché non è disponibile o se perché l'ho già allargata. Per quanto riguarda le parti personalizzate, l'avantreno tipo A, fianchi tipo A e l'alettone del tipo B. Le ruote ha su quelle sue originali, con le dimensioni 15 pollici, dimensioni standard e l'eccentricità su larga. Andiamo a vedere anche dal punto di vista invece della messa a punto cosa dobbiamo montare come componenti. Allora, nel reparto sport non abbiamo nulla. Sport Club invece dovete acquistare l'aumento all'esagio, l'albero a camme ad alto sollevamento e pistoni ad alta compressione. Ovviamente dovete anche acquistare una zavorra, che è il fattore glitchante, potremmo definirlo così. Albero a gomiti da corsa, computer personalizzabile, LSD personalizzabile e aumento della rigidezza della carrozzeria. Andiamo su corsa, dove troviamo l'aumento della corsa, messa a punto bilanciamento del motore, lavorazione dei condotti, sovralimentazione coppia alto regime, intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, le pastiglie e i dischi dei freni da corsa e infine sospensioni personalizzabili, frizione a volano da corsa. Se volete potete montare anche il controller bilanciamento dei freni. La grande differenza che troverete dal vecchio glitch è che non dobbiamo acquistare le gomme da corsa medie, ma le gomme da corsa dure. Questo sostanzialmente è il vecchio glitch con le gomme da corsa medie e la zavorra su zero. Cosa succede? Che, come vedete, a posto dei punti prestazione abbiamo un punto esclamativo. Dobbiamo montare a questo punto le gomme da corsa dure. Andando a aggiornare vedete che i punti prestazioni salgano a 7,21, però se noi posizioniamo la zavorra a 23 e la mettiamo a 34 kg e voilà, il glitch è fatto. 339 punti prestazione, una potenza di 596 cavalli. Ovviamente adesso sta a voi, insomma, decidere come andare a sfruttare l'auto. Quello che vi consiglio io è di provarla magari nel VTC 600 a Tokyo, però può andare bene in qualsiasi gara che non abbia le limitazioni sugli pneumatici, quindi che vi consenta di montare le gomme da corsa. E ovviamente anche se è 550 600 pp potete tranquillamente utilizzarla, perché
ha dei punti prestazione veramente veramente bassi. Qui vi faccio un attimo un riepilogo per quanto riguarda la deportanza 150-250, la zavorra come avevamo mostrato prima. Questa è la regolazione delle marce, ma viene utilizzato praticamente il rapporto delle marce normale, e qui tutti i componenti che avevamo acquistato prima. Ed ecco, a questo punto ragazzi possiamo andare a farci un giretto veloce in pista. E andiamo a vedere come va quest'auto. Come sapete io la testo sempre al Deep Forest, che è un circuito abbastanza misto, dove ci sono delle curve più lente, delle curve più veloci, di sali scendi, insomma. Allora, diciamo che fa un po' fatica a partire, probabilmente è dovuto al fatto che il cambio è quello manuale, quindi con la frizione, e quindi utilizzando il joystick non possiamo sfruttarlo a pieno, ma risfrizionando un po'. Bene ragazzi, questo qui è veramente velocissimo, siamo già a 300 km orari. I freni sono davvero ottimi, infatti siamo arrivati persino in anticipo. Ok, c'è da stare un po' attenti quando si apre in prima marcia. Sicuramente non è un'auto facile da guidare, è un'auto più da piste lunghe, insomma, diciamo, come potrebbe essere Tokyo, come potrebbe essere anche Le Mans. Questo giro non è andato poi così bene, anche perché era la prima volta comunque che la provavo dopo il vecchio glitch, quindi sto anche adesso prendendo un po' la mano. Adesso proverei a fare un secondo giro per vedere di abbassare il tempo e fare un tempo come si deve. Rischiato di arrivare lunghi. Senza controlli comunque non è facilissima da guidare, bisogna essere un po' attenti quando si accelera e non farlo tutto di un colpo, insomma. Bene, stiamo già andando decisamente meglio rispetto al giro precedente. Basterebbero secondo me altri 2-3 giri per fare dei tempi molto buoni. Basta stare attenti un po' alle prime marce, dopo la tenuta è davvero eccezionale. Abbiamo migliorato il tempo di quasi 2 secondi e siamo sull'1,28. È un giro decisamente assurdo per un'auto che ha 340 VP. Giusto per farvi un'idea, le 400 VP, queste sono 450, la migliore è la Nissan Skyline 2000 GTR con 1,51. Qui siamo a 5,99, quindi quasi 600 VP con 1,38.
e qui abbiamo dei tempi simili a quello che abbiamo fatto, ma stiamo parlando di auto che hanno 650 pp e più. Anzi, l'ha detto Tommaso Pantera, con cui avevo fatto 1,27 e 9 è una 699 pp. Quindi un'auto veramente veramente formidabile. La partenza, c'è da capire un po' come migliorare la partenza, perché l'auto fa di fatto fatica a partire. Però io proverei a utilizzare la WTC 600 a Tokyo, anzi sicuramente farò un test in futuro, magari partire con la mappatura del carburante a 1, poi una volta sorpassati tutti gli avversari provare a farla salire a 6 per far durare il serbatoio del carburante, magari provare a fare un pit stop solo. Come bonus di fine video andiamo a vedere se siamo fortunati con il biglietto di 4 stelle di oggi. Se presumo prenderemo il mucchietto piccolo. Anzi, abbiamo preso un bel colpo di culo, un componente speciale. Albero a camme ad alto sollevamento per la Enzo Ferrari del 2002. Un componente che tra l'altro non avevo, quindi ottimo, veramente ottimo. Anzi, vorrei anche portarvi prossimamente un video su come faccio io, insomma, per prendere velocemente il ticket giornaliero. Anche quando non ho tempo di giocare a Gran Turismo 7, ci spendo 5 minuti per prenderlo, perché, come avete visto anche oggi, andare a prendersi il ticket tutti i giorni aumenta la probabilità di beccare qualcosa di buono, anche se Gran Turismo 7 di fatto sgancia veramente poco. E quindi sfruttare al massimo questi ticket. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e supportate il canale. Se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, mi raccomando, iscrivetevi al canale, anche perché in questo periodo veramente ci sono diversi glitch usciti e quindi vi li voglio portare sul canale. Mi raccomando, non perdeteveli. Se avete qualcosa da chiedermi, fatelo pure nei commenti, io appena riesco vi rispondo. Ragazzi, non ho altro da aggiungervi, noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un super salutone, ciao ciao da Tony89.